Ecco, questa è una città partigiana. Vedete le fotografie dei partigiani morti. Per la libertà di questa Repubblica, questi hanno combattuto contro Casa Savoia. Ma forse io penso che molti lo sappiano, molti nascondono questa verità. Non combatterono contro gli Estensi, contro il Duca di Modena o contro i Borbone. Questi combatterono contro Vittorio Emanuele III, il suo esercito, contro il fascismo generato dai Savoia. Guardate quanti lutti hanno apportato alla nostra Italia i Savoia e il fascismo. Ecco, guardate, guardate, Modena ricorda come Reggio Calabria, come Reggio Emilia ricorda i morti per la libertà, per darci la Repubblica. Guardate, donne, uomini, giovani. Tutti morti in battaglie contro i nazifascisti o fucilati. Militari, alpini, soldati, marinai, guardate, tutti morti per difendere. Qui c'è una bandiera che ricorda il 4 novembre, un impegno permanente dei combattenti per la pace, ma c'è una scritta qui: non capiamo l'accostamento di questa ricorrenza con i caduti per la resistenza. Ecco, i caduti della guerra mondiale sono caduti per una patria che non era la loro, una patria savoiarda, monarchica, che non ci appartiene. E questa città bellissima, guardate, non è stata fatta dai Savoia ma dagli Estensi. Questa che vedete qui avanti è la Via Emilia, costruita dai Romani.